Il corpo di dolore ha una sua inerzia, come un grande volano che è stato da tempo girato e che ha una sua grande energia cinetica accumulata, no? Quando io smetto di spingere questo volano, questa ruota, quella avrà un'inerzia ancora per un po'. Frenarla, una ruota molto pesante, potrebbe voler dire farmi male. È come mettere in mezzo le mani a una ruota che gira. Lasciare però che si fermi con i suoi tempi potrebbe essere una scelta saggia e di consapevolezza. Come meditazione, ogni meditante, cerchiamo di meditare tutti di più. Sedendo osserviamo la mente rallentare con calma. Accade da sé e non voglio controllarla io. Così questa è una scelta più meditativa, di lasciare che il corpo di dolore, nutrito meno, se anche non nutrito, non proprio non nutrito, ma nutrito meno, abbassi un po' il proprio volume di bisogno di sofferenza. Mi segui? Una prima cosa che devo notare, ripeto, è accorgermi che è più difficile dire una cosa di cuore a una persona più che criticarla. Non è colpa tua, quindi in questo alleggerisciti l'animo. Siamo stati educati così e non è colpa neanche dei nostri genitori. Alla fine si risale a Abramo, ma senza voler fare una colpa. Non si tratta di colpa, si tratta di prendere coscienza. Addirittura, noi l'abbiamo chiamato pensiero critico, soprattutto noi occidentali, ci è stato insegnato in un certo senso, è vero, per esempio in matematica è vero, più sono critico, più sono intelligente, ma non è vero sul piano psicologico. E noi senza accorgerci l'abbiamo trasportato sul piano psicologico. E più siamo mentali, critici, più siamo attenti a ogni cosa che la persona fa che non va, più penso di essere profondo. In realtà sono solo profondo nella mia sofferenza. E fosse solo questo, sarebbe meno drammatico. La cosa drammatica è che la mia profonda sofferenza diventa la sofferenza altrui. E che quindi diventa una reazione a catena in cui un mondo che sarebbe meraviglioso diventa un mondo in cui è orribile viverci. Allora mi creo l'idea di un mondo di sofferenza che non mi capisce e che io mi devo sbrigare a trascendere per andare nel paradiso che io mi merito e che qui non capiscono essere il mio vero livello. Una boiata più grande non la trovi. Capito? Sei pronta a questo esercizio? Questo esercizio è un esercizio quotidiano e consiste, ogni volta che mi accorgo da parte mia o da parte di qualcun altro di una dinamica del corpo di dolore, toccare due dita. Senza che nessuno se ne accorga. Io tocco solo due dita. O puoi fare il gesto che vuoi, evita. Esatto, anche perché stai tutto il giorno a fare tai chi, cioè. È buono, potrebbe essere buono. Quindi, in questo esercizio, ti puoi... Una cosa semplice, una cosa che gli altri non notino, ok? Toccarti due dita, toccarti una fede, e anche che ti porta l'attenzione all'amore, per esempio. Cioè, qualcosa che ti ispiri. Se hai un anello, qualcosa che per te è prezioso, se hai un braccialetto, una cosa semplice, trova la tua e non rendere sacro il gesto, ricordatelo. Attenzione, all'inizio sarà un pensiero, diciamo così, tu vedi e dici questo è il corpo di dolore, no? Piano piano, se tu sei un po' consapevole, se pratichi anche meditazione, il tuo sentire è più sveglio, le antenne, come dice il grande padre Ballester, più ricettive, tu inizierai proprio a percepirlo a pelle. Addirittura percepirai, a volte inizierai a sentire dinamiche del corpo di dolore, sentirle e non capirle, ma piano piano ti accorgerai che stanno per arrivare. Cioè che tu tra un po' avrai bisogno di dire qualcosa di brutto a qualcuno. Te ne accorgi. Che cosa stai facendo? Passi dall'incendio a un falò. Ok? E piano piano nella pratica passi da un falò a una fiamma e da una fiamma a una fiammella. Spegnere la fiammella è molto più facile che spegnere l'incendio. E l'incendio fa molti più danni che la fiammella. Quindi in una parola, in questa pratica, mentre tu non ti giudichi o non giudichi qualcuno perché mette il corpo di dolore che tu fai e farai ancora tantissime volte, allo stesso tempo però ne prendi coscienza e permetti, mentre gli permetti di manifestarsi in te, stavolta però si manifesta con la tua attenzione. È un esercizio estremamente semplice ed è estremamente potente e pratico. Non devi credere alle dita, devi credere alla tua percezione. Piano piano. Per esempio può succedere che io faccio questo e mi sono sbagliato. Va bene, chiedo scusa interiormente. Ok? Ah no, va bene, non succede niente, no?